What a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo vlog. Piccola premessa ragazzi, se doveste sentire dei rumori di sottofondo tipo banda che sta suonando all'impazzata, vi prego di non farci caso perché purtroppo qua in periodo carnevalesco la gente veramente si scatena. Ebbene ragazzi, quest'oggi voglio affrontare un pochino l'argomento della vita, del dolore durante la vita, della tristezza che si vive certe volte durante la propria vita, eccetera. Perché come ben sapete, essendo una persona riflessiva, spesso mi ritrovo a riflettere su cose tipo questa, no? Quindi mi è successo durante questi giorni magari di ritrovarmi a volte a pensare proprio a questo argomento qua. Mi sono ritrovata a pensarci perché purtroppo durante la mia vita è successo abbastanza spesso, è successo qualche volta che io mi sia ritrovata a dover affrontare delle situazioni dolorose, delle situazioni per fortuna non gravemente dolorose, insomma delle situazioni un pochino tristi, ecco, situazioni che mi hanno portato a vivere periodi magari di tristezza durante la mia vita. E questa è una cosa che appunto ci accomuna tutti ragazzi, di solito più o meno chiunque nella propria vita si ritrova ogni tanto a dover affrontare dei dolori, a dover affrontare delle tristezze. E quindi era questo di cui volevo parlarvi oggi, per magari riuscire ad incoraggiare qualcuno di voi, insomma per riuscire magari a lanciare un bel messaggio, per non so, farvi capire che comunque non siete soli, perché questa è una cosa che spesso si pensa, è una cosa di cui spesso ci si convince quando si sta male, no? Quando si sta provando un dolore, spesso si è convinto del fatto che solo e soltanto noi stiamo male in quel momento, che solo e soltanto noi stiamo vivendo quella cosa, che nessun altro potrà mai capirci. Ebbene ragazzi, posso assicurarvi che non è così. Se magari state passando un periodo un pochino difficile, se l'avete passato, insomma capite quello di cui sto parlando. Se doveste ritrovarvi a passare un periodo doloroso, insomma, potete quindi sapere che non siete soli e che non siete magari i soli a soffrire o a essere tristi, a provare dei dolori. Questa, come dicevo prima, è una cosa che accomuna un po' tutti gli esseri umani, perché chi più chi meno ragazzi, tutti noi abbiamo passato dei momenti tristi durante la nostra vita, e quindi già questo un pochino, perlomeno a me personalmente, mi rincuora tra virgolette, nel senso che sapere di non essere il solo a soffrire già magari ti fa sentire un pochino meglio, tra virgolette ti fa sentire un po' meno solo, e già questo penso che sia qualcosa di positivo. E quindi ragazzi, l'intento di questo video è quello di comunicarvi questo messaggio: non fatevi schiacciare dal dolore, non fatevi schiacciare dalla tristezza. Adesso io magari ho vissuto certe esperienze che mi hanno reso triste in certi periodi della mia vita, altri di voi hanno vissuto altre esperienze che li hanno resi tristi magari in un altro modo durante la loro vita, quindi comunque ognuno soffre a modo suo, questo è poco ma sicuro, ognuno vive il dolore, la tristezza a modo suo, in maniera totalmente personale e singolare. E quindi magari quando ci ritroviamo tristi, ci ritroviamo spesso a ripetere alle altre persone: tu non puoi capire, non puoi capire la mia tristezza. Questo ragazzi è sicuramente vero, perché come ho appena detto, ognuno vive il dolore a modo suo, e quindi sicuramente un'altra persona o altre persone non possono totalmente capire come ti senti in quegli attimi, come ti senti in quei momenti. Però ragazzi, una cosa che sicuramente posso dirvi, che personalmente mi ha aiutata tantissimo in certi momenti tristi della mia vita, quella cosa è stata sicuramente parlarne ragazzi. Chiudersi in se stessi a volte può essere, diciamo, una sorta di medicina, nel senso che comunque tu stai lì con te stesso cercando di elaborare la cosa, però molto spesso ragazzi questo non ci porta alla soluzione. Molto spesso anche semplicemente appunto parlare con
condividere con qualcun altro quel tuo stato d'animo può aiutarti. Questo, ragazzi, posso assicurarvelo perché appunto l'ho vissuto in prima persona. E questa è una cosa, comunque una consapevolezza a cui sono arrivata col tempo, perché vi parla una persona, ragazzi, che è sempre stata molto introversa, una persona che ha sempre faticato ad esternare i propri sentimenti, ad esternare le proprie emozioni, i propri stati d'animo, i propri pensieri. Ci sono stati certi periodi, quando ero più giovane, in cui non parlavo praticamente con nessuno di quello che provavo. Col tempo, appunto, e vivendo certe situazioni dolorose, invece, mi sono resa conto che parlarne a volte, ok, non è la soluzione magari, però davvero può aiutare, ragazzi, può aiutare tantissimo. Infatti, da quando mi sono resa conto di questa cosa, non appena magari mi trovo in un momento un po' triste, un po' emotivamente basso, cerco sempre, sempre, sempre di parlarne, di comunicare i miei stati d'animo ad altre persone. Ovviamente a persone con cui so di poterne parlare, quindi persone a cui voglio bene, persone che mi vogliono bene. Per quanto riguarda i consigli sul non fatevi schiacciare dal dolore, dalla tristezza, questo sicuramente è uno dei primi, ragazzi. Parlatene, se state un po' male per qualche motivo, qualsiasi esso sia, perché magari ci possono essere motivi un po' più stupidi ma che magari fanno soffrire certe persone, altre no. Possono esserci motivi un pochino più seri, un pochino più gravi, insomma. Poi anche questa, ragazzi, è una cosa che ognuno vive a modo suo. Qualsiasi sia il motivo, ragazzi, cercate di parlarne il più possibile, perché buttare fuori, anche se si tratta semplicemente di parole, davvero a volte può alleviarvi il peso che vi portate in corpo. Dopodiché, ragazzi, non statevi troppo magari a crocifiggervi se non riuscite subito a stare bene, se state lì a pensare ma perché non mi passa sta tristezza, ma perché non mi passa sto momento, non mi passa sto stato d'animo. Cose meno serie, cose più serie, ognuno, ragazzi, le affronta a modo suo. Per cui se magari, che ne so, venite a sapere di un'altra persona che ha vissuto la stessa cosa ma che magari ha impiegato molto meno tempo, tra virgolette, per stare bene, non statevi lì a crocifiggere, vi ripeto, perché non riuscite nello stesso tempo, non riuscite a stare bene o meglio in poco tempo, perché certe cose, ragazzi, magari richiedono un po' di tempo per passare. Vi faccio un esempio stupidissimo: magari rompete una relazione con una persona, ci vuole tempo, ragazzi, e questo posso dirvelo perché l'ho vissuto personalmente, e ci vuole tempo per elaborare certe cose, ci vuole tempo. E questo un altro segreto, ragazzi, tra virgolette, per non farsi schiacciare dal dolore: rendersi conto del fatto che ogni dolore, ogni tristezza necessita del suo tempo per essere elaborata. Vi ripeto, dipende anche dall'entità del dolore che state vivendo. Datevi tempo, e questo è il secondo consiglio che mi sento di darvi. C'è un detto, ragazzi, che dice che il tempo è il miglior medico, e questa penso che sia una verità rivelata, perché è assolutamente vero. Ci sono momenti in cui magari pensi di non riuscirci, pensi di non farcela, di non poter superare quel dolore, però, ragazzi, col passare del tempo le cose pian piano si risolvono, e questo, vi ripeto, ve lo posso assicurare perché l'ho vissuto in prima persona. Vi faccio un esempio personale: quando ho rotto con il mio ex, ragazzi, mi sembrava i primi giorni, la prima settimana, veramente impossibile riuscire a sopravvivere a quella rottura. Mi sembrava impossibile riprendere a vivere la mia vita, mi sembrava tutto assolutamente impossibile. Però col passare del tempo, incredibile ma vero, tutte quelle convinzioni che avevo, ragazzi, sono andate svanendo, perché la vita non finisce, ragazzi. Posso dire, perché comunque in vita mia ho vissuto certi dolori e ho vissuto veramente momenti molto bui. Adesso non starò a entrare nei dettagli, ma voglio farvi capire che chi sta parlando è una persona che comunque ha vissuto la tristezza ed è riuscita a non farsi schiacciare. Un altro punto, ragazzi, è che la vita non finisce, la vita va avanti, e sta soltanto a noi riprenderci in mano la nostra vita e ricominciare a viverla alla grande, ricominciare
ricominciare a viverla a pieno, ricominciare a vivere tutte le giornate al 100%. La vita non finisce, ragazzi, anche se si vivono magari dolori molto molto grandi che forse neanche in una vita si riescono mai totalmente ad elaborare, però si possono mettere all'interno, secondo me, tipo di uno scrigno, quindi chiuderli. Per cui questo significa che non dimenticheremo mai, perché questo, ragazzi, la vita comunque è fatta anche di ricordi. Non potremo mai totalmente dimenticare le cose che ci hanno fatto male, però possiamo tenerle rinchiuse all'interno di una cassa dentro di noi. Quindi le ricorderemo, ma faremo sì che esse non ci faranno più male come ci hanno fatto male in passato. E quindi questo è il terzo punto, ragazzi. La vita va avanti, bisogna viverla al 100%, perché secondo me la vita è un dono che ci è stato fatto, un dono unico, e bisogna sfruttarlo al massimo, ragazzi. Adesso, io so che magari questo video sembra tipo un video ridicolo, motivazionale, o che magari io abbia un discorso scritto che sto leggendo, ma non è assolutamente così, e spero che comunque il video di per sé non sia sembrato ridicolo. Però ci tenevo da tempo a fare un video del genere, per comunque far capire alle persone che non sono sole nel dolore e che appunto si può superare la tristezza di certi momenti dandovi il mio esempio. Ovviamente io non sono entrata nei dettagli, ragazzi, però appunto ho cercato di farvi capire che ho vissuto dei momenti davvero tristi nella mia vita, ma che sono qui per raccontarvelo, sono qui per dirvi che si può vincere la tristezza. Quindi io spero, ragazzi, che abbiate apprezzato insomma questo mio tentativo. Spero che magari il video sia servito a qualcuno, io ci spero davvero tanto, perché l'intento del video era quello. E quindi niente, ragazzi, questo video termina qui. Vi ricordo che trovate in descrizione tutti i link dei miei social. Ragazzi, mi raccomando, seguitemi su Instagram. Nient'altro da aggiungere. Grazie a tutti. Un saluto, un bacione. Una battaglia a tutti, ciurma, la giocherina. Ciao.